Con 701 voti, Orlando Persia è il nuovo sindaco di Crognaleto. Trasparenza e serietà, unica lista in gara, con un mix di esperienza e gioventù. Si pone in continuità con la precedente amministrazione D'Alonso, della quale Persia era vice sindaco. L'unico ostacolo era quello di raggiungere il quorum, ampiamente superato. L'unico obiettivo oltre a raggiungere il quorum era portare, arrivare a quei numeri che abbiamo raggiunto. Il 70% non è poco, non è un dato da buttare, anzi credo che siamo il comune con il più alto numero di affluenza alle urne in tutta la provincia, forse addirittura quasi a livello regionale. Questo vuol dire scommettere ancora nella collettività di Crognaleto, le persone continuano a scommettere in noi, noi scommetteremo con loro per rendere ancora migliore e più vivibile il territorio di Crognaleto. Diciamo che i numeri dicono che c'è una fiducia immensa in noi, ma c'è anche un carico di responsabilità. Da domani al lavoro il doppio e più forte di prima. Potremmo parlare di una merida di progetti, possiamo parlare dell'intero programma, ma alla base di tutto c'è la ripartenza socio-economico-culturale del territorio. Scommettere nel turismo, nel sociale, nella cultura, nel green, nel PNRR, nella gestione della post-pandemia, nel famoso turismo religioso, anche perché noi siamo pieni di luoghi di cultura, simboli della provincia, della regione. Una scommessa continua con il territorio e per il territorio. Siamo con Giuseppe D'Alonso, sindaco uscente, possiamo parlare di continuità dopo questa vittoria? Ma certo, il candidato sindaco Orlando Persia ha voluto portare avanti la mia lista, trasparenza e serietà. Questa cosa lo ha premiato sia nella bontà del ripetere la lista, ma sia nella qualità. Ha raggiunto un quorum altissimo, ha preso il 72% e tutti i votanti, quindi significa che c'è stata la conferma della volontà di Orlando Persia, ma la conferma dell'intero territorio di portare avanti quel progetto politico, quella diciamo programmazione che lo stesso candidato sindaco, oggi sindaco, Orlando Persia ha voluto portare avanti. Ma io credo che il risultato avuto sia già un primo bilancio, tanta condivisione, la cittadinanza ha corrisposto in senso globale, tutti i paesi hanno messo il loro pegno sulla lista di Orlando Persia, ha superato la maggioranza in maniera eccezionale su tutti i seggi, su tutte le frazioni, quindi dico che il vero risultato è questo, poi l'ardua sentenza ai posteri. Ma io credo che oltre alla fiducia dei cittadini ci sia un dato che hanno tratto un po' quelli che si prodigano a fare l'opposizione, erano perdenti e pertanto non si sono presentati.